Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Il ministro Salvini ha firmato la direttiva sulle Città 30. Quasi tutte le osservazioni dei comuni non sono state recepite. A questo punto Bologna 30 potrebbe decadere, oppure ai comuni sarà lasciato un periodo di tempo per adeguarsi alla normativa, seguito da un periodo di osservazione da parte del MIT. Questa sera ne parla a Daedalus alle 21.30 su ETV, ospite il vice ministro Bignami. La Città 30 è un'occasione per affrontare questioni che erano lì e che nessuno aveva il coraggio di affrontare. Noi, una per una, vogliamo affrontarle tutte, tra cui anche quella delle consegne a domicilio, ha spiegato oggi il sindaco Lepore, che si mantiene conciliante con il Ministero dei Trasporti. Una pensionata di 88 anni, martedì mattina in via Saragozza, è stata travolta da un monopattino. Il conducente, dopo l'urto, non si è fermato ed è scappato. Per l'anziana, 10 giorni di prognosi, ed è ricoverata in gravi condizioni anche una 77enne, urtata da un autobus in via Corticella. Per due incidenti, la polizia locale si è occupata dei rilievi. Una targa e un muretto per ricordare la figura del giornalista Andrea Purgatori, scomparso l'estate scorsa. L'inaugurazione a pochi passi dal museo di Ustica. Purgatori per primo ha ipotizzato l'abbattimento del DC9 partito da Bologna e per anni ha portato avanti l'inchiesta sulla strage di Ustica e una instancabile battaglia per ricostruire la verità. Intanto l'ex parlamentare Carlo Giovanardi torna a ribadire che non vi fu alcuna battaglia aerea. Il processo ha avvalorato la tesi della bomba a bordo. Arte Fiera, che da domani a domenica apre le porte al pubblico a Bologna, festeggia il 50° compleanno concentrandosi sulle sue origini. L'edizione del 2024 di Arte Fiera riprende anche il filo di una delle edizioni più fortunate degli ultimi anni, sotto la guida del direttore artistico Simone Menegoi. Sono complessivamente 196 gli espositori che parteciperanno alla manifestazione. Aspirnova Group progetta, costruisce, installa. Da oltre 30 anni Aspirnova opera nel settore dell'aspirazione industriale. Progetta e produce impianti di aspirazione e filtrazione aria per il trattamento di fumi, polveri, nebbie oleose prodotti da diverse lavorazioni. Li installa, li collauda e offre un servizio di manutenzione periodica e straordinaria. Le nostre mission sono salute, sicurezza sul lavoro, ambiente. Aspirnova Group, i sarti degli impianti di aspirazione. Buonasera dalla redazione di ETV. In primo piano ancora i nuovi limiti di velocità a Bologna, perché circa due ore fa il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha firmato la direttiva attesa sulle città 30, che riguarda ovviamente da vicino anche Bologna. Quasi tutte le osservazioni dei comuni non sono state recepite. A questo punto Bologna 30 potrebbe decadere, oppure ai comuni sarà lasciato un periodo di tempo per adeguarsi alla normativa, seguito da un periodo di osservazione da parte dello stesso ministero. Questa sera ne parla a Daedalus, in onda alle 21.30 su ETV, il viceministro Galeazzo Bignami. Sentiamo un estratto dell'intervista. ANCI ha formulato alcune osservazioni, in larga parte per noi distoniche rispetto alle finalità della norma, cioè poco recepibili. C'è alcuni aspetti sulle piste ciclabili che non riguardano però direttamente zone 30 interessante, ma la rivendicazione che i comuni formulano di dire vorremmo poter passare dall'idea di applicare la zona 30 su strade o tratti come oggi a intere zone, non credo verrà condivisa. E a quel punto noi avremo due scelte: o andare in maniera più incisiva, dire ai comuni via le ordinanze, anzi farlo noi direttamente, oppure cercare un dialogo e dire un invito a rivedere la normativa assunta con le ordinanze da parte dei comuni e poi, se non viene ottemperato, allora si va in disapplicazione. E vorremmo continuare a tenere vivo un dialogo, anche perché va detto le cose come stanno, lo dicevate voi in apertura, non è che questa misura Lepore se la sia inventata dal nulla, lui si è presentato dinanzi agli elettori, gli elettori gli hanno dato fiducia, ha vinto e legittimamente sta applicando quello che ha promesso. Devi dire il perché una strada così lunga deve necessita un'intera, tra virgolette, sottoposizione alla zona 30, perché diversamente allora tu invece che farmi 15 ordinanze me ne fai una per strada senza un motivo, se non diciamo così un po' pretestuoso, allora siamo punto e capo.
E sui nuovi limiti è intervenuto anche oggi il primo cittadino. La Città 30 è un'occasione per affrontare questioni che erano lì e che nessuno aveva il coraggio di affrontare. Noi una per una vogliamo affrontarle tutte, tra cui anche quella delle consegne a domicilio, ha detto il sindaco Matteo Lepore. Sentiamo l'intervista di Giuseppe Pilloni. Penso che la politica debba mettere da parte le divisioni e collaborare per la sicurezza stradale, così il sindaco Matteo Lepore replica al viceministro Galeazzo Bignami che, mentre si attende la direttiva, ha ribadito la linea dura del Ministero su Bologna Città 30. Il nostro profilo sarà sempre questo, collaborare col Ministero, ascoltare le osservazioni dei cittadini, e cercare il più possibile di uscire da questa polemica che sembra molto fatta ad arte, ma a noi non interessa. Sono associazioni di categoria, come ad esempio l'ultima del Confartigianato, che hanno espresso, diciamo, preoccupazione. Ma io credo che sia l'occasione, quella della Città 30, anche per sedersi ad un tavolo, come abbiamo già detto, con tutti gli artigiani e le persone che lavorano nel settore delle consegne, che dopo il Covid è esploso, questa proliferazione di furgoncini, bicicletta pedalata assistita, in generale un lavoro che è un lavoro, so essere molto duro, perché è basato sugli algoritmi e le consegne ogni minuto, quindi io credo che vada regolamentato, che il problema non sia la Città 30, la velocità stradale o il codice della strada, perché francamente il codice della strada va rispettato e le persone non devono vedere la propria vita rischiare perché magari sono investite da qualcuno che deve fare di fretta una consegna. Semmai dobbiamo mettere nelle condizioni queste persone che lavorano guidando i mezzi di poter avere dei servizi dalla città per poter organizzare meglio il proprio lavoro, e credo che dobbiamo anche lavorare con le piattaforme e con chi fa impresa in questo settore affinché non ci sia una deregulation selvaggia, perché le nostre città, e questo vale per tutti i miei colleghi, oggi sono prese d'assalto dalle consegne a domicilio, da tantissime situazioni con questa proliferazione di piattaforme che dobbiamo assolutamente regolare. E lo dico anche rispetto ai rider: come sappiamo, noi abbiamo fatto una campagna molto importante negli anni passati per i diritti dei lavoratori digitali, quindi dei rider. Ci siamo battuti perché avessero l'assicurazione, perché il loro lavoro avesse finalmente un sindacato che li potesse tutelare. Adesso credo che sia il momento di riunirli per parlare con loro, anche perché il rispetto del codice della strada da parte di chi usa la bici per le consegne è fondamentale. Troppo spesso vediamo bici con ruote gigantesche, pedalata assistita, che sfrecciano sui marciapiedi o sotto i portici per fare le consegne. So che è un lavoro che ha i minuti contati, ma noi dobbiamo anche salvaguardare l'incolumità dei pedoni, delle persone anziane. Quindi la Città 30 è anche un'occasione per affrontare delle questioni che erano lì e che nessuno magari aveva il coraggio di affrontare. Noi una per una la vogliamo affrontare. Siamo ora alla cronaca. Un'anziana di 88 anni, martedì mattina in via Saragozza, è stata investita da un monopattino che percorreva la corsia preferenziale contro mano, la corsia preferenziale destinata agli autobus. Il conducente del mezzo a due ruote, dopo l'impatto con l'anziana, non si è fermato. La donna è stata soccorsa dal 118. Vediamo. Una corsa contromano a bordo di un monopattino elettrico lungo la corsia preferenziale dell'autobus di via Saragozza, l'urto con un pedone che stava attraversando la strada e poi la fuga senza prestare soccorso alla persona ferita, una anziana di 88 anni. Incidente stradale martedì alle 10.45 in via Saragozza all'altezza del civico 105. Sul posto sono intervenuti 118 che ha soccorso la pensionata ferita e polizia locale che ha eseguito i rilievi. In base a quanto accertato dalle costruzioni, il conducente del monopattino che stava percorrendo la corsia preferenziale destinata ai mezzi pubblici contromano ha travolto l'anziana che stava attraversando la strada diretta verso il lato del portico di via Saragozza. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e non ha chiesto aiuto, ma ha proseguito la corsa per la sua strada. La pensionata è stata assistita dal 118. In ambulanza è stata accompagnata al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Dopo accertamenti, i medici hanno stabilito per lei una prognosi di una decina di giorni. Ancora un incidente stradale. Una donna di 77 anni è rimasta seriamente ferita in un incidente avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina in via Corticella a Bologna. L'anziana, da una prima ricostruzione, sarebbe stata urtata da un autobus della linea 27 nei pressi dell'attraversamento pedonale all'incrocio con via Giuriolo. In quel tratto di via Corticella il limite di velocità è dei 50 km orari. È intervenuto il 118 e la pensionata residente a Bologna è stata portata all'ospedale
cervicale maggiore con il codice di massima gravità. Cadendo, ha battuto la testa riportando un trauma cranico e varie fratture al volto. È stata giudicata guaribile in non meno di 20 giorni, salvo ulteriori complicazioni. La dinamica precisa dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. E ora una notizia che riguarda la mobilità a Bologna. Grazie a un accordo tra Comune, Tiper e Agenzia per la Mobilità SRM, la prima notte tra sabato e domenica di ogni mese, il servizio di bus sulle linee notturne N di Bologna sarà gratuito. Si parte la notte tra il 3 e il 4 febbraio in occasione di Art City White Night. La misura ha l'obiettivo di fare conoscere di più il servizio, costituito dalle 7 linee notturne N che da un anno collegano capillarmente le varie zone della città, e la nuova linea N8 che inaugurerà a marzo e vuole incentivare la mobilità sostenibile e promuovere una maggiore e più sicura frequentazione dei luoghi della notte. E cambiamo argomento. Questa chiesa non è un albergo, sintetizzando lo Zuppi pensiero sul tema dell'immigrazione in un'intervista alla Civiltà Cattolica, ma dovrebbe comunque diventare una casa accogliente. Sentiamo. È un cardinal Zuppi meno tranchant di altre occasioni, anche perché l'intervista a un mensile quale la Civiltà Cattolica, l'unico a essere esaminato in fase di bozze dalla Segreteria di Stato della Santa Sede, ha per sua natura diverse fasi di decantazione, eppure i temi sono quelli caldi dell'immigrazione, dell'accoglienza, della sicurezza, quegli stessi cioè, su cui la compagine del centrodestra, area geografica politica a cui il presidente della CEI non guarda preferibilmente, ha basato la propria campagna elettorale vincendola. Proprio su questi argomenti l'ultimo numero del mensile dei Gesuiti pubblica dunque una lunga conversazione con l'arcivescovo di Bologna, che dichiara di avere buoni rapporti col governo Meloni, intesi come chiesa italiana da lui appunto guidata. Forse con questo deludendo un po' l'ala più progressista dei cattolici. Commentando le recenti affermazioni del Papa sul fatto che si devono accogliere tutti, Zuppi precisa che quando questa attenzione è percepita come un optional o deformata, come fosse un dentro tutti, non ci stiamo. La Chiesa, ha spiegato Zuppi, non ha mai detto dentro tutti, così come non ha mai detto fuori tutti. Ha detto che si devono salvare tutti e che si deve creare un sistema di accoglienza serio, funzionante, di diritti e doveri, che richiede anche una politica europea, e l'Europa è largamente assente purtroppo. Dunque l'alto prelato parla di buoni rapporti col governo italiano, ma di una Europa assente. Insomma, la Chiesa non deve diventare un albergo, conclude il presidente della CEI, ma una casa accogliente. Ancora notizie di cronaca. Una ventina di dosi di cocaina per circa 30 grammi e poco meno di 2.500 euro in contanti. È quanto ha sequestrato la polizia a due spacciatori, un 23enne e un 27enne, entrambi di origine marocchina, arrestati in un servizio antidroga svolto ieri pomeriggio in via Guelfa a Bologna. I controlli da parte degli agenti in borghese della squadra mobile sono scattati a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini della zona, che avevano indicato appunto la presenza di spacciatori. Il locale era allestito come una discoteca con un DJ alla console, casse acustiche e impianti luci, oltre a circa 60 persone che ballavano, ma a quanto pare mancavano le autorizzazioni per l'attività di pubblico spettacolo. Lo hanno scoperto polizia e carabinieri in un esercizio pubblico di Anzola Emilia, ispezionato sabato sera insieme ai vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e agenti della polizia locale della cittadina. Sono state anche riscontrate altre due criticità: uscite di sicurezza non facilmente raggiungibili e impianto di riscaldamento anch'esso non in sicurezza. Il questore di Bologna ha così disposto la chiusura del locale per 15 giorni. Cambiamo argomento. Una targa e un muretto per ricordare la figura del giornalista Andrea Purgatori, scomparso l'estate scorsa, che per primo ipotizzò l'abbattimento del D19 partito da Bologna e che per anni portò avanti l'inchiesta sulla strage di Ustica e la battaglia per scoprire la verità. Simona Iannessa. Un muretto, una targa ed un ricordo corale condiviso dedicati al giornalista Andrea Purgatori, scomparso nello scorso mese di luglio, sono stati inaugurati all'interno del Parco della Zucca, a pochi passi dal museo che ricostruisce la tragedia di Ustica. La targa, dotata di un QR code che permette di accedere ai numerosi articoli scritti dal giornalista sul Corriere della Sera, è stata scoperta durante una breve cerimonia insieme al sindaco Matteo Lepore, ad Aria Bonfietti, presidente della società
all'associazione Vittime della Strage e ai figli di Andrea Purgatori, giornalista d'inchiesta e sceneggiatore che per anni si è occupato di ricostruire gli inquietanti retroscena della strage di Ustica. Un amico quella notte gli disse da Ciampino, militare, che l'aereo era stato abbattuto. Questa è la notizia prima che ebbe Andrea, e di non lasciarsi fregare. Questo è quello che lui ha sempre fatto, è stato proprio questo: indagare, trovare, scoprire pezzi di verità importanti e aiutare noi che sentivamo che c'era questo bisogno di scoprire grandi menzogne. Ha aiutato noi, parenti delle vittime, a farla questa battaglia. Questo polo della memoria che stiamo realizzando nel quartiere della Bolognina parte non a caso dal relitto di Ustica, di Boltanski, qui al museo. E questa targa d'ora in poi ricorderà a tutti i cittadini che attraversano questo parco, anche con un QR code, non solo la figura di Andrea Purgatori, ma anche tutti gli articoli che ha scritto sul Corriere della Sera. Un riconoscimento importante da parte del Comune di Bologna, che ha voluto rinsaldare un legame forte e profondo fra Andrea Purgatori e i familiari delle vittime della strage di Ustica, a fianco dei quali ha combattuto per anni senza mai scoraggiarsi né arrendersi. Edoardo, questa mattina ti abbiamo visto un po' commosso, immagino. Oggi è il compleanno di papà, che emozione è stata? Descrivibile a parole. Quello che posso dire è che sono felice di poter condividere la felicità per questa bellissima cosa che hanno organizzato, il muretto e tutto, e anche per condividere il dolore con i familiari delle vittime. Un rapporto speciale, insomma, nel corso degli anni. Sì, a me verrebbe proprio da dire che era uno di famiglia, tant'è che quando poi c'è stata la Camera Ardente a Roma molti familiari sono venuti e l'abbraccio non è stato di due sconosciuti, ma è stato, per quanto poi nella vita uno non si è mai visto, c'è qualcosa, un legame diverso per cui basta guardarsi negli occhi e ci si capisce, no? E quindi sì, insomma, molto forti, emozioni molto forti. Sulla tragedia di Ustica a distanza di tanti anni ancora ci sono accese discussioni sulle cause dell'incidente aereo. Sul tema è intervenuto l'ex ministro Carlo Giovanardi, che ha seguito negli anni la vicenda. Per Giovanardi l'aereo non è stato abbattuto da un missile, ma dall'esplosione di una bomba a bordo. Sentiamo Riccardo Borsari. Giovanardi oggi la dedica ad Andrea Purgatori, si riapre la discussione sulla strage di Ustica. Secondo lei sono state dette troppe non verità? Sulla vicenda di Ustica ci sono due certezze. Una, che i generali dell'aeronautica sono stati assolti con formula piena da ogni accusa nei loro confronti di alto tradimento. E la seconda certezza è che il 19 è stato abbattuto da una bomba che esplose nella toilette di bordo, cosa certificata e accertata nel processo penale da 11 dei più famosi periti aeronautici del mondo, che hanno accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la causa dell'abbattimento è stata appunto una bomba, l'esplosione di una bomba. Ecco, ma lei come fa ad affermare queste cose? Perché a nome del governo italiano, e l'ho affermato in Parlamento, dopo aver visionato tutti gli atti di Fontenato, Stati Uniti, Francia, tutte le perizie, tutti gli accertamenti, mai contraddetti naturalmente da nessuno, se non da 31 versioni differenti di una battaglia aerea, perché 31 sono le versioni, che danno colpa agli americani, ai francesi, ai libici, agli italiani, uno addirittura agli UFO. Devo dire che Purgatori, onestamente, quando venne querelato dai generali, andò al processo a dire che il muro di gomma e tutto quello che lui aveva scritto era frutto di fantasia, che lui era uno sceneggiatore e quindi si riteneva libero di fare delle ricostruzioni anche che non avessero nessuna attinenza con la realtà. Voltiamo pagina. In regione sono stati presentati i dati sui flussi turistici del 2023. Registrate quasi 62 milioni di presenze in città d'arte, in Appennino e anche in Riviera. Un anno record che supera anche il 2019, l'anno prima del Covid. Tutti i numeri in questo servizio. Nel 2023 in Emilia-Romagna si sono registrati 61,8 milioni di presenze turistiche, un miglioramento dell'1,9% rispetto al 2022 e dell'1,8% rispetto al 2019, che finora era stato l'anno migliore della storia regionale. Gli arrivi sono stati 14,5 milioni, in crescita del 6,2% rispetto all'anno precedente e del 2,9% sul 2019. Grande protagonista è la Riviera Romagnola, che ha reagito ai momenti difficili dopo l'alluvione, che vale il
68,9% delle presenze in lieve calo e il 50,5% degli arrivi in aumento. Più distanziato ma in crescita il comparto delle città d'arte ed affari, che valgono il 14,9% delle presenze e il 27,3% degli arrivi. Segue la montagna, 4,9% delle presenze e 5,6% degli arrivi. Lo sguardo alla costa ha imposto una riflessione che si lega anche al nodo dei risarcimenti post-alluvione, un punto sul quale è intervenuto il presidente della regione Stefano Bonaccini, dopo che, nell'ambito della discussione del decreto legge energia in Senato, sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati dai partiti d'opposizione per le indennità dei beni mobili perduti. Cambieranno idea, saranno costretti a cambiare idea. Diventa incredibile che io debba dire che cambieranno idea, perché se c'era una cosa che di default doveva essere immediatamente agibile era il fatto che quando ci sarebbero state le risorse, magari non subito, via via eccetera, i rimborsi per quello che è stato maggiormente distrutto, dagli arredi alle cucine, al mobilio, alle automobili, ai motocicli, alle scorte di magazzino, sarebbe stato rimborsabile. Guardando ancora al turismo, i risultati confermano l'attrattività dei territori. L'obiettivo è raggiungere entro il 2030 il 16% del PIL per diventare una regione turistica leader in Italia. Registriamo un numero di presenze turistiche straordinarie. Abbiamo fatto bene a investire sulle nostre eccellenze. Motor Valley, Food Valley, Wellness Valley hanno contribuito, sono un grande aiuto, no, naturalmente, per diffondere la conoscenza dell'Emilia-Romagna, e quindi utilizzando, diciamo così, anche questi elementi che sono una componente importante del Made in Italy nel mondo, abbiamo intensificato l'attività di comunicazione e di promozione all'estero. E rimaniamo in regione. Prima visita in Via Aldo Moro nella sua veste di ambasciatore americano in Italia per Jack Markell e primo faccia a faccia riservato a Bologna col presidente della regione Stefano Bonaccini, come vediamo in queste immagini. Sul tavolo anche le strette relazioni economiche, visto che gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale dell'Emilia Romagna e il principale paese investitore nel territorio, oltre che la destinazione della maggior parte degli investimenti delle imprese emiliano-romagnole. Abbiamo creduto molto in questa partnership, ha detto Bonaccini in passato, e abbiamo confermato all'ambasciatore, che ringraziamo per la sua visita, il nostro interesse a proseguire insieme su questa strada. E al via dal 2 al 4 febbraio, cambiamo decisamente argomento, Arte Fiera, che quest'anno compie 50 anni, il servizio di Giuseppe Pilloni. Al via Arte Fiera, quali sono le novità di questa edizione? La novità principale è il fatto che questa edizione segna 50 anni di Arte Fiera. È un traguardo che nessun'altra fiera italiana ancora ha tagliato e che poche fiere in Europa, pochissime, hanno superato. E quindi innanzitutto festeggiamo questo anniversario straordinario, sarà anche ricordato da un francobollo dedicato del Ministero delle Imprese del Made in Italy. E poi naturalmente cerchiamo di aprire le porte al presente e al futuro con un'edizione che è la migliore come direttore fino a questo momento, con una lista di gallerie importanti, con un afflusso straordinario di collezionisti dall'Italia e dall'estero. Poi si apre anche la città Arte Fiera. Naturalmente, c'è una partnership forte con la città che si esplicita soprattutto in Art City, l'insieme degli eventi collaterali della fiera che è affidato per la curatela a Lorenzo Balbi, il direttore del Mambo. Per Arte Fiera in particolare, questa volontà di coinvolgere la città si esprime a tutto campo, tant'è vero che la settimana della Art City è una settimana che riempie la città di tantissimi appuntamenti. La fiera è il 50esimo e Arte Fiera nasce nel 74, un'intuizione come sempre di alcuni geni del momento che magari non immaginavano che avremmo poi fatto di questo appuntamento un appuntamento imperdibile per tutti gli esperti del settore, come oggi Arte Fiera. Qualche anno fa ci siamo ripromessi di rilanciare un po', di consolidare questo primato, e oggi credo che abbiamo riconquistato a tutti gli effetti il ruolo che ci compete anche nel panorama nazionale ed internazionale. C'è una grande effervescenza, c'è la consapevolezza da parte dagli alberghi pieni, le prenotazioni che sono veramente importanti non solo dall'Italia ma anche dall'estero, quasi 200 gallerie, alcuni ritorni importanti, una consapevolezza da parte di tutti che questa sarà davvero una edizione che lascerà il segno
e ci fa piacere che sia la prima edizione dopo la quotazione, perché vuol dire che da un lato quello che dobbiamo fare sul piano societario, dall'altro la migliore organizzazione possibile dei nostri eventi, insomma, ci aiuteranno a consolidare il ruolo della fiera. Insomma, questo è un po' quello che ci aspettiamo. E sono tanti gli appuntamenti connessi ad Arte Fiera. Bagno di folla a Palazzo Vassè Pietramellara per l'anteprima della mostra di Malisa Catalani, in programma dall'1 al 4 febbraio, in occasione della 12ª edizione di Art City. Vediamo il servizio. Bagno di folla a Palazzo Vassè Pietramellara per vedere le sculture di Malisa Catalani in arte Maliz Arts, moglie di Marco Di Baio, dirigente del Bologna Calcio, in programma dall'1 al 4 febbraio in occasione della 12ª edizione di Art City. La mostra è intitolata Rebirth, che è stata ospitata nella suggestiva dimora storica bolognese del XVI secolo in via Farini 14, mette in relazione la scultura, intesa come processo creativo e trasformazione della materia, e il percorso interiore dell'uomo, inteso come processo di elevazione interiore e rinascita spirituale. Tante le persone accorse all'anteprima, tra cui molti volti noti, presente anche il sindaco Matteo Lepore, la delegata alla cultura Elena Di Gioia, una delegazione del Bologna Calcio, tra cui il calciatore Lorenzo De Silvestri, l'amministratore delegato Claudio Fenucci, il direttore sportivo Giovanni Sartori, Marco Di Baio e poi Beppe Signori, Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti, l'ex calciatore Alessandro Nesta, attualmente allenatore della Reggiana, e il musicista e direttore d'orchestra Fio Zanotti. Fa la mostra una mia grande amica, un'amica d'infanzia, moglie di Marco Di Baio, Malisa Catalani, perciò da Reggio Emilia vicino sono venuto con grande piacere. Ma guarda, io sono qua perché primo perché mi piace l'arte, secondo e non secondo perché sono molto amico con Malisa e Marco, ed è un piacere poter assistere a una prima di questo livello, secondo me è un livello altissimo. E mi sa che una di queste statue venga in studio da me. E ora facciamo una breve pausa pubblicitaria. A tra poco, restate con noi. Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni, Magica Parrucchieri è molto più di un hairstylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06. Aspirnova Group progetta, costruisce, installa. Da oltre 30 anni Aspirnova opera nel settore dell'aspirazione industriale. Progetta e produce impianti di aspirazione e filtrazione aria per il trattamento di fumi, polveri, nebbie oleose prodotti da diverse lavorazioni. Li installa, li collauda e offre un servizio di manutenzione periodica e straordinaria. Le nostre mission sono salute, sicurezza sul lavoro, ambiente. Aspirnova Group, i sarti degli impianti di aspirazione. Da Materassi Barone, specialisti del riposo dal 1967, sono iniziati i saldi. Sconti fino al 70% su tutti i materassi, reti e letti delle migliori marche al mondo. Più di 600 referenze in pronta consegna, scontatissime, con la possibilità di pagarle a rate senza interessi. Approfitta della consegna gratuita e dello smaltimento del vecchio. E se non ti trovi bene, hai 100 notti per poter sostituire il materasso. Vieni a farci visita presso uno dei nostri store. Materassi Barone lo trovi a Castel San Pietro Terme, Bologna, Casalecchio di Reno e Faenza. Il tuo punto di riferimento per Triumph a Bologna. Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarti a trovare la moto o l'abbigliamento perfetto per le tue esigenze. Da noi puoi trovare tutta la gamma di moto. Non solo moto classiche come la Bonneville, anche Adventure Touring, sportive e le nuovissime 400 Speed e 400 Scrambler X. Nel nostro showroom troverai anche un vasto assortimento di abbigliamento Triumph, sia fashion che tecnico. Ti aspettiamo a Bologna, in via Persicetana Vecchia 3A, anche con il nuovo service ufficiale. Mio padre
Giorgio Ventura, che ha creato questa azienda, ci ha insegnato che il cliente è una persona a cui dobbiamo gratitudine e dopo l'acquisto non va mai lasciato solo. Per questo noi continuiamo a mandare i nostri tecnici, interveniamo con i centri assistenza quando il problema è difficile, parliamo con i rappresentanti, sostituiamo se necessario, ci attiviamo sempre per risolvere il caso. Con noi non sei mai solo. E hanno anche cucine componibili di alta qualità a prezzi eccezionali, perché Ventura Elettrodomestici da quasi 70 anni vuol dire affidabilità! Colesterolo? Kilocal Colesterolo ama il tuo cuore e la tua linea. Kilocal, una compressa al giorno per l'equilibrio del colesterolo e del peso. Kilocal Colesterolo, da Pulpharma in farmacia. Ben ritrovati in studio, proseguiamo il nostro telegiornale con il calcio. Sabato sera alle 20.45 al Dall'Ara si gioca Bologna-Sassuolo. In panchina ci sarà il vice allenatore Ugé al posto di Thiago Motta, squalificato. Sentiamo. Il rapporto è fantastico, come tutte le persone che ho nelle staff, competenti, grande, anche a livello umano, delle persone fantastiche. Andrà tutto bene. Una persona molto preparata e soprattutto come me un privilegiato di avere un gruppo che si è preparato e si sta ancora preparando benissimo per questa partita e affrontare tutti noi, affrontare dando il nostro meglio per il bene del Bologna. Guarda, non voglio aggiungere troppo perché già esiste troppa tensione tra il gruppo arbitrale e gli allenatori o l'arbitro e me come allenatore. Non sono, quando rivedo le immagini, non mi sento orgoglioso da quello che faccio, perché è una reazione che vorrei, sinceramente vorrei evitare. È chiaro che ho sangue. E come ho sangue, ci sono dei momenti in campo con le emozioni, con le tensioni che non riesco a trattenermi e faccio delle situazioni come ho fatto l'altro giorno e non mi sento orgoglioso soprattutto perché penso a miei ragazzi, prima cosa, perché voglio sempre essere un esempio per loro, perché è quello che chiedo a loro, di avere questo controllo emozionale dentro al campo, per i tifosi, perché alla fine credo che noi facciamo questo lavoro e abbiamo la fortuna di avere queste persone, questa gente che alimenta e che faccia che diventi il nostro lavoro. Perché senza di loro sarebbe una cosa amatoriale e dovremmo cercare un altro lavoro. E prima di salutarci, un appuntamento che riguarda la nostra programmazione. Torna questa sera intorno alle 21 circa su ETV l'appuntamento con Abitare Oggi, la trasmissione che si occupa delle tematiche legate al mondo della casa. Questa sera, insieme agli ospiti, esperti e tecnici del settore, si tornerà a parlare di Superbonus e della finanziaria 2024, contenente importanti modifiche del provvedimento. In particolare, questa sera nel salotto di Abitare Oggi si approfondirà il tema dei contenziosi e delle motivazioni che in questi mesi stanno rallentando i cantieri, bloccandoli per giorni o addirittura facendoli chiudere. Appuntamento quindi da non perdere questa sera alle 21 circa su ETV. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.